mettere insieme un periodo di lungo di commissariamento dipende ovviamente da chi svolgeva questo ruolo. Voglio ricordare che Scopelliti ha fatto il commissario in qualità di Presidente della Regione, oggi è incompatibile questa doppia funzione e purtroppo si sono visti i risultati, cioè non sono arrivati i risultati. Nel primo anno, nemmeno 10 mesi del nuovo commissario del governo con pieni poteri rispetto alla vicenda precedente, i risultati positivi ci sono. Ad esempio abbiamo avuto un decremento del debito, pensi che se si tolgono i 45 milioni spesi per i farmaci innovativi per la cura dell'epatite C e i 28 milioni del calo del fondo, addirittura il bilancio della regione in sanità sarebbe chiuso in attivo di 9 milioni. Non guelfi e ghibellini nella difesa del commissario, il problema del commissario è un problema che riguarda i contenuti del commissariamento. Quindi il punto non è scura un altro, qui non cambia poco. Certo, potremmo anche immaginare di fare una battaglia sulla rinegoziazione dei criteri per il piano di rientro. Mi pare anche che nella legge di stabilità, lo diceva ancora una volta l'onorevole Gelli, si inseriscono dei criteri che guardano ai commissariamenti delle aziende sanitarie piuttosto che al commissariamento di una regione. Quindi mettiamo in campo un lavoro che possa liberarci del commissariamento, proponendo un piano di rientro che velocemente ce lo consentirà di fare.